Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Come avrete già intuito, facciamo un po' di decluttering, quindi riordiniamo, sistemiamo perché ogni tanto è la cosa più giusta da fare in casa perché si accumulano un sacco di cose anche involontariamente e soprattutto io faccio questa cosa anche per riuscire così a pulire più in profondità, oltre che ovviamente a riordinare e sbarazzarmi di tutte quelle cose che in realtà mano a mano nel tempo capisco che non uso, quindi inutile tenerle. Questo mio lavoro di decluttering ho sempre il mio fidatissimo assistente Raffaele che normalmente arriva ad un certo punto dei miei lavori a chiedermi qualcosa. In realtà normalmente è sempre del cibo, quindi come in questo caso le sue domande sono i mirtilli. Quindi io mi devo fermare ovviamente nel lavoro, dar retta a lui e poi pian pianino, insomma, ricominciare a ricollegare la mente e continuare in questo lavoro. Questo è il cassetto delle posate e abbiamo questo cassetto che è un cassetto insomma che non si vede ma utilissimo proprio per andare a mettere tutte quelle cosine che tante volte insomma non si sa dove infilare. E ultima cosa che io vado ad aggiungere è questo, cioè sono le cannucce.
Allora, io qua dentro ho tentato di... No, vabbè, ho sistemato bene anche, solo che ho tante cose doppie. Il problema è che queste, ad esempio, sono dei cavatappi. Sono cavatappi, sì, sono dei cavatappi ricordo, perché molti sono delle bomboniere dei vari matrimoni. Quindi... Mi dispiace disfarmene perché sono ancora belli e quindi li devo tenere. La cosa che sono andata a togliere sono dei ulteriori coltelli, che comunque qua ne abbiamo già tantissimi. Questi sono della Brandani. Sono molto belli, però devo fare attenzione sempre perché la lama è affilatissima, è seghettata, ma è davvero molto pericolosa. Quindi da questa parte invece ho sistemato una zona, diciamo che è la parte barbecue, tra virgolette, perché noi questi sono dei lunghi ganci per infilare, per fare gli spiedini, quindi li ho messi tutti da questa parte dove ci sono anche dei forchettoni, cose del genere che utilizziamo soprattutto in estate. Qua stessa cosa, dei piccoli stuzzicadenti e li usiamo sempre quando facciamo i nostri aperitivi estivi, quindi fuori. Questo è il mio sottofondo, ma ce l'ho fatta, quindi ho sistemato anche questa zona, mentre questa dove ho forchette, coltelli, cucchiai è sempre in ordine, proprio perché qui ho messo per scelta le cose che vado ad utilizzare quotidianamente. Quindi così, ecco. Momento di riordino generale, quindi ora passiamo alla cameretta. Qui sono già in postazione con il mio sgrassante della Nucas, buonissimo. Insomma, ve ne ho già parlato tra i preferiti di febbraio, quindi ottimo. Prima di incominciare qualsiasi cosa, qua in cameretta, sono qui con Raffa che sta sgridando la Daisy perché gli ha quasi mangiato il suo pane Nutella. Comunque, accendo il mio diffusore e a me piace tantissimo utilizzarlo e niente, è così, ora vi mostro. Questo l'avevo acquistato alla Lidl un sacco di tempo fa. Va solo aggiunta dell'acqua fino al livello e poi vanno aggiunte delle goccine. Io in questo caso ho preso queste goccine che sono a base di limone. E le ho acquistate da Primark e mi ci trovo bene. E sono delle essenze buone, diciamo, per profumare. Adesso scendono molto lentamente e lo capite, insomma, che non sono proprio al 100% naturali. Arrivo, grazie. Perché? Adesso la mangio. Ok. Perché? Mi ha dato un pezzettino di pane perché per profumare ho bisogno di molte più goccine e invece con quelle che ho io, ma le tengo d'oro 100% naturali, bastano 4 goccine e avete una profumazione per tutta la casa. Allora, io questo lo uso spesso la sera, la mattina. Comunque mi piace molto e faccio così. E lui poi posso schiacciare due volte così la colorazione mi rimane fissa in quella che ho scelto. Adesso è un azzurrino da video, sembra bianco completamente, in realtà è un azzurrino, altrimenti comunque cambia continuamente il colore. Comunque io lui lo lascio andare finché non ha finito tutta l'acqua all'interno, perché così mi profuma tutta la zona notte. Allora,
Allora, oggi giornata decluttering generale. E oltre alla cucina, ora passo alla cameretta. In realtà, quando mi metto in testa una cosa, poi la devo fare un po' ovunque, soprattutto nei posti dove magari è da un po' di tempo che ho tralasciato le cose. Quindi devo fare in modo di utilizzare il tempo a disposizione che ho, soprattutto nei momenti in cui Raffaele gioca in autonomia come questo, per fare questi lavori, perché comunque ho bisogno anche un minimo di concentrazione per poi non fare fare delle cose inutili, perché ogni volta che sposto il tutto deve avere un senso logico. Quindi in questo caso, essendo questa la nuova scrivania piccolina che per il momento va molto bene per Samuele, ho bisogno di sfruttare lo spazio sottostante per tutta la parte di cancelleria, che è tutta la cancelleria che comunque lui utilizza per la scuola o ha necessità per la scuola. Esempio le colle, esempio le gomme. Io sistemo il tutto all'interno di una scatola e per me è importante averlo sott'occhio, più che altro per non arrivare che poi ci mancano i pezzi e dover correre nell'immediato. Preferisco avere sempre delle cosine in più o comunque acquistarle con calma, e di conseguenza per far questo è giusto che io abbia le cose in ordine. Sono le 6:10 e io mi sono già messa i fornelli perché per stasera facciamo il pollo. Voi sapete che io amo un sacco fare il pollo con la panna, ma stasera lo farò. Ho deciso di dividere il petto di pollo, quindi ne faccio una parte per i bambini. Cosa faccio? Io vado a tagliarlo in straccetti. Aspettate che diminuisco un attimo la luminosità così vedete meglio. Ok, li vado a tagliare in straccetti. E poi ho aggiunto solo del burro con un pezzettino di dado di carne.
e loro adesso cuociono. Vedo di abbassare un attimino la temperatura e loro li faccio andare un po', perché poi non mi piace, ecco, che sia leggermente rosato, deve essere proprio bello bello cotto. Qua invece uso questa pentola, che è una pentola a piastra, dove andrò a fare questi 6 petti di pollo. Ho deciso di farli così per me e Francesco. E in più voglio preparare adesso il cavolfiore. Quindi ora lo apro e lo preparo nella pentola a pressione, quindi lo faccio proprio sbollire e poi vado a cuocerlo nella pentola. Il cavolfiore immerso nell'acqua, io taglio la parte centrale, quindi lo divido come a metà, e ora niente, ho aggiunto l'acqua e vado a chiuderlo con il mio coperchio della pentola a pressione. Io mi trovo benissimo a lavorare con la pentola a pressione perché in un attimo riesco a cuocere tutto. Bisogna stare un po' attenti, certo, quello senza ombra di dubbio, però è comoda. Ok, no, 6, 7, perfetto. Quindi questo qui che è la valvolina di sfiato, no, è questa la valvola di sfiato. Questo qui è, boh, non lo so, un'altra valvola comunque di sicurezza, va tenuta nella mia, in questa va tenuta alzata e poi una volta che inizia a fare il fischio classico la devo abbassare, quindi, e abbassare anche la temperatura di cottura. Quindi niente, qui prosegue, va avanti, adesso lo muovo un attimo con il legno e poi insomma vi faccio vedere tutto il resto. Ecco, a questo livello di cottura del pollo, che è così, ora posso andare ad aggiungerci la panna, perché deve essere proprio, lo vedete, bello croccantino, deve essere ben cotto. E intanto da questa parte quindi ci aggiungo la panna, un pizzichino di sale ed è fatto. E poi ovviamente lo faccio cuocere ancora una decina di minuti, un quarto d'ora, poi lo riscaldo prima di andare al tavolo. Mentre di qua ho abbassato il pirulino perché era arrivato il famoso fischio. E quindi adesso avevo impostato una decina di minuti, quindi adesso mancano 6 minuti e anche questo è a posto, poi lo farò cuocere nella padella. Ecco, invece per il riso io utilizzo questo quando lo dobbiamo accompagnare. Ecco, adesso ha finito la pentola a pressione. Comunque, quando lo dobbiamo accompagnare al pollo con la panna, io faccio sempre il riso bianco, quindi vado proprio, infatti adesso ho messo un'altra pentola su a cuocere. E questo mi ci trovo benissimo, me lo compra mia mamma in un negozietto di ragazzi indiani che vendono queste cose perché sono le loro ed è ottimo, buonissimo. Quindi adesso tolgo, devo lasciare leggermente sfiatare e poi tolgo il cavolfiore e ho messo un pochino di burro adesso in questa padella e tra un attimo si scioglierà e a questo poi andiamo ad aggiungere il nostro cavolfiore. Questo è il cavolfiore che ho messo a scolare in questo scolapasta e l'ho appena tolto dalla pentola a pressione, praticamente già cotto, vado solo ad insaporirlo nel burro.
Sono fatta un piatto unico con il riso, il pollo fatto alla piastra, non l'ho fatto andare tantissimo per non farlo diventare proprio secco secco secco, e poi c'è anche il cavolfiore, quindi riso basmati, pollo e cavolfiore. Direi che ottimo piatto unico, i bambini hanno già divorato il pollo e Francis sta già mettendo delle cose alla lavastoviglie. Vi mando un bacio, un abbraccio e mi auguro di avervi tenuto come sempre un pochino di compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!